Cichi! Ciao bambini! Disegniamo un simpatico vitellino in un bagno. Per prima cosa, disegniamo la faccia del vitellino. E un bel sorriso. Anche le macchie. Sembra fantastico! Disegniamo il suo braccio che regge un flacone. E una vasca da bagno per il nostro simpatico amico. Avrà bisogno anche di una spazzola per il bagno, per lavarsi bene. E una piccola anatra. Non è super carino? Quasi fatto! Disegniamo i flaconi di sapone. Aggiungiamo qualche dettaglio. E ora coloriamo. Usiamo il giallo per il viso. E per l'anatra. Anche per i flaconi. Colore rosso per la lingua, le corna e la spazzola. Usiamo il rosso anche per i piccoli dettagli. Ora aggiungiamo un po' di blu. Per le macchie dovremmo usare il nero, non credi? Abbiamo quasi finito! Un po' di grigio per la vasca da bagno. E blu per il tappeto. Ehi, guardate! Il nostro bagno è pronto! Spero vi siate divertiti! Ciao bambini! Iniziamo a disegnare una piccola mucca carina. Iniziamo con una forma ovale per la faccia, una linea curva e due occhi. Bene! È stato facile! Disegna le pupille e riempile. Ora disegna delle linee curve per le sue macchie, sopracciglia e le corna. E delle forme a foglia per le orecchie. Finisci di disegnare la faccia con il naso e un bel sorriso. Ora disegniamo il corpo, iniziando dalle gambe davanti e poi da quelle dietro. Ora disegna gli zoccoli. Benissimo! Terminiamo con delle macchie.
disegna un'ape carina che è la migliore amica della nostra mucca. Iniziamo a definire i bordi. E ora la parte divertente! Coloriamo! Usiamo un bel giallo acceso per la faccia. Wow! È già bellissima! Ora coloriamo il corpo. Rimani nei bordi. Colorare è così bello! Aggiungiamo dell'arancione alle orecchie. E anche sul resto della faccia. Non è la mucca più carina di sempre? Con un arancione più chiaro, colora le macchie. Proprio così! E del marrone per gli zoccoli. Alla fine, un bel azzurro per le corna! E abbiamo finito! Ecco, bambini, la nostra piccola mucca! Ciao, bambini! Oggi andiamo in viaggio verso il mondo della fantasia, perché disegneremo un unicorno! Per prima cosa, inizia col corpo, le orecchie e un grande occhio rotondo. Perfetto! Ora disegna il ciuffo! E il corno magico! Sì! Disegniamo una criniera maestosa! E un piccolo nasino! Ora una grande curva per il resto del corpo. Le gambe davanti e quelle dietro. E infine una grande coda soffice. Abbiamo fatto un ottimo lavoro! È tempo di dare al nostro capolavoro una bella linea definita. È già bellissimo! Continua così! Ora inizia la vera magia! Coloriamo! Per prima cosa il viola. Poi rosso per la criniera. Arancione. E anche del giallo.
un bel verde, un verde più scuro e infine viola. Quanto è bello il nostro unicorno! Usiamo l'azzurro per il corno. Possiamo usare il rosa per gli zoccoli. Vi state divertendo? Coloriamo la coda! Iniziamo col rosso. Poi dell'arancione. Giallo. Verde chiaro. E viola. Sì! Aggiungiamo qualche dettaglio finale con un bel rosa. Ecco fatto, bambini, l'unicorno più magico di sempre. Spero vi siate divertiti a imparare. Alla prossima! Ciao, bambini! Come state oggi? Volete imparare a disegnare un pulcino? Benissimo! Disegniamo il pulcino che esce dal suo uovo. Giusto, questo piccolo pulcino è appena nato! Disegniamo il becco e gli occhi. Gli occhi sono chiusi. E ora i piedi. Ora disegniamo l'uovo rotto. Uno da questa parte e uno dall'altra. Sono delle specie di semicerchi con i bordi a zigzag. E ora alcuni frammenti qua e là. È ora di dare una forma definita ai bordi. Sì! Coloriamo! Un bel giallo. Questo è un giallo pastello molto carino per un piccolo pulcino. Sapevi che quando i pulcini nascono, per i primi giorni mangiano il tuorlo del loro uovo? Non è fantastico? Questo prima di iniziare a mangiare cibo vero. Ma che cibo mangiano i pulcini? Sai indovinare? I pulcini possono mangiare molte cose, ma la cosa migliore da dargli sono le uova! Perché le uova hanno proteine e vitamine. Puoi dargli anche pezzi di pane imbevuti nel latte, semi, spinaci, cavoli e semi di lino. Tutto questo gli fa molto bene. Hai mai voluto avere un tuo pulcino a casa? Ora sai cosa fare per nutrirlo. Sapevi che ci vogliono circa 18 settimane per un pulcino per iniziare a deporre le proprie uova? Ora usiamo una gradazione più scura di giallo, quasi arancione, per la parte bassa della pancia. E poi un giallo un po' più chiaro per creare una sfumatura.
La sfumatura è bellissima! Ora facciamo il becco! E usiamo il bianco per la parte più alta. Ora usiamo l'arancione per i piedi. E ora per le uova, grigio per la parte interna, fra i nostri zigzag. Lo sapevi che qualsiasi piccolo di uccello si chiama pulcino? Non solo i piccoli di gallina! Anche i nostri frammenti saranno grigi. Per l'esterno delle uova usiamo un colore quasi bianco. Continuiamo sull'altro uovo. Attenzione a non uscire dai bordi! Ottimo lavoro! Abbiamo finito! Ta-da! Iscriviti per vedere altri video! Di Chiki!